Siamo in 72 persone, grazie a tutti di essere qui presenti. Cominceremo prima di arrivare alle parole, ai discorsi di Torah, a spiegazioni, a quello che stasera vorremmo, cercheremo di tirare fuori da questa situazione. Cominciamo con due salmi brevi del Tehillim. Leggeremo il 20 e il 121, anche a casa chi vuole leggere o ripetere dopo di me potrà leggere. E dedichiamo questi salmi alla situazione generale di Israele, che Hashem possa avere pietà dei nostri fratelli in Israele. Dedichiamo queste preghiere a tutti i feriti, a tutte le persone che sono state rapite, che sono imprigionate, che possono tornare presto a casa loro sani e salvi, a tutti i soldati che sono lì, che Hashem li benedica, che sono lì, giovani soldati, a mettere in rischio la loro vita per il paese, per lo Stato, per tutti noi, che la sicurezza che noi abbiamo in Italia, certo prima è Dio, ma è grazie a questi soldati che ci danno sicurezza, ci danno forza, ci fanno sentire sicuri, anche se abitiamo in Europa e sparsi nel mondo. Questa preghiera anche purtroppo per tutti quelli che sono mancati, troppe anime, più 800, l'ultima voce che ho sentito è 800 e speriamo che sia l'ultima voce veramente. Salmo 20, l'amnazeach mismor le David. Ya'ancha Adonai beyom tzara, yezagev Hashem Elohe Yaakov, ishlach ezrecha mikodesh umitzion isadeka, izkor kol minchotecha veolatcha yedash nesela, yiten lecha kilvavecha vecholatzatcha yemale, neranena bishvatecha v'shem Eloheinu nidgol, yemale Adonai kol mishalotecha. Ata yadati ki hoshia Adonai meshicho, ya'aneu mishme kodsho bigvurot yesha yemino. Ele varechev ve'ele basusim, va'anachnu b'shem Adonai Eloheinu nazkir. Hema karu ve'nafalu, va'anachnu kamnu v'nitodad, Adonai hoshia Hamelech ya'aneinu ve'yom koreinu. Passiamo adesso all'ultimo salmo che noi leggiamo, che è il salmo 121, che è per tutti i malati, per tutti quelli che abbiamo detto prima, per tutta la situazione in generale. Shir la ma'alot esai nai eleharim me'ain yavo ezri, ezri me'im Adonai עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך, על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע. ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. Non ho pensato di tradurlo, ma questo salmo, adesso che l'ho letto con così, scopri sempre cose nuove. Shir la Ma'alot, Re Davide scrive questo salmo. Esai nai eleharim, alzo i miei occhi alle montagne e chiedo: me aina vo esri, da dove verrà la mia salvezza? E Re Davide ci risponde proprio appunto per quello che proprio su misura per questa serata: da dove viene la mia salvezza? Esri meim Hashem, risponde Re Davide, la salvezza viene da Dio, o se shamayim va'aretz, colui che ha creato il cielo e la terra.
Enelo Yanon Veloy Shan Shomer Israel, il protettore del popolo Israele, che è Dio, non si addormenta. Lo Yanon Veloy Shan, non si addormenta, è sempre lì, sveglio, che ci protegge. Hashem Shomrecha, Hashem Tzidcha, Al-Yad Yeminecha, Hashem ti protegge, dice Davide. Hashem ti protegge la tua vita da ogni male. Hashem ti protegga nel tuo entrare e nel tuo uscire e nel tuo entrare. Quando esci, quando entri, in tutti i passi della tua vita, da quando nasci a quando vai via di questo mondo, Hashem ci protegga. Prima di tutto, vorrei ringraziare le decine e decine di persone che mi hanno scritto in WhatsApp, su Facebook, Messenger, tutti i vari canali. Ho avuto decine di messaggi, amici di Israele, amici del popolo ebraico, che ognuno di loro ha messo proprio il loro cuore nei messaggi per farci sapere quanto in questo momento loro sono con noi, popolo ebraico, sono con Israele, con i nostri soldati, con i nostri fratelli. E non è poco, in una situazione del genere, trovare amici, ma veri amici, non finti amici, non è da poco. Oggi fidarsi di qualcuno è veramente una cosa che si trova poco. E vedere persone che ti scrivono, che tutto l'anno ci seguono le lezioni, perché sono attaccati a Dio e vogliono attingere da tutto quello che è ebraismo, e anche in questi momenti non si sono tirati indietro. Perciò vi ringrazio a uno a uno, grazie per dimostrare il vostro amore, la vostra vicinanza. E che Dio possa veramente benedirci a tutti quanti, a voi, a noi, a tutti quanti, e che questo brutto sogno possa al più presto svanire. Grazie a tutti voi che siete qua stasera, siete tantissimi. Colgo l'occasione di dire che ogni giovedì sera alle 21:30 su questo canale abbiamo delle lezioni di Torah e potete partecipare ogni settimana. Nella Torah sappiamo benissimo quanto è importante per Dio e per la Torah il concetto dell'unità. Abbiamo appena passato adesso la festa di Sukkot, che è l'emblema, il simbolo primario di quello che è l'idea dell'unità. Infatti abbiamo il Lulav, con le quattro specie che abbiamo studiato nelle ultime settimane, la diversità delle quattro specie che però porta all'unione, che anche se siamo diversi tra di noi, dobbiamo essere capaci di rispettarci l'un l'altro, di amarci l'un l'altro, di convivere uno con l'altro. E questa è una cosa che abbiamo appena vissuto pochi giorni fa, nella nostra festa. Un altro posto dove noi vediamo quanto è importante per la Torah, l'idea dell'unità, la vediamo nella Torah quando racconta che quando gli ebrei entreranno in terra di Israele e dovranno conquistare la terra e dovranno vivere, praticamente quando parla dei bikurim, delle primizie che si portavano, il frutto migliore del campo, il più bello, il più pregiato, doveva essere donato al sacerdote, cioè a Dio. Lì la Torah spiega che questa mitzvah di donare le primizie, la prima volta che l'hanno fatto, quando era soltanto dopo 14 anni da quando sono entrati in terra di Israele. Perché così tardi? Loro sono entrati. Il tempo di avere un terreno, seminare,
Già dopo un anno potevano già dare la primizia. Invece no. Hanno dovuto aspettare che tutti, perché ogni tribù aveva la sua zona, dovevano aspettare che tutte le tribù avessero finito di conquistare il proprio terreno, di avere una casa, di seminare, arare, seminare. E se una tribù aveva già in anticipo avuto dei frutti prima di un'altra tribù, non poteva ancora fare questa grande cerimonia delle primizie. Perché? Perché se c'era ancora una tribù che non aveva ancora di cosa ringraziare, perché era i più tardi, non aveva ancora finito di organizzarsi, di fare la guerra, eccetera, come posso io gioire di un qualcosa che Dio mi ha dato quando un mio fratello non ha ancora ricevuto? Tutto questo ha preso 14 anni. Finché tutto il popolo ebraico finalmente si era insediato nella terra di Israele e avessero di cosa ringraziare Dio. Prima di questo non potevano le primizie. Cosa vediamo qua? Che il Rebbe spiega che appunto siamo così uniti uno con l'altro e la Torah enfatizza quanto è bello e giusto e doveroso che siamo uniti uno con l'altro. Che addirittura non posso compiere una mitzvah così importante di ringraziare Dio con le mie primizie che ho già avuto. Ho già avuto dei frutti, ho già goduto di questi frutti, ma io non posso veramente dire, affermare che veramente sto avendo godimento di questo perché? Perché c'è ancora un fratello mio che non ha ancora frutta. Allora non è veramente una mitzvah completa, allora devo aspettare che tutti lo abbiano. Questo fa vedere l'unità che c'è, che Dio vuole che ci sia all'interno del popolo ebraico. Sicuramente all'interno di tutti i suoi figli, di tutte le nazioni. Ma stasera parliamo di popolo ebraico. Perciò questa situazione così amara, così drastica, così brutta, che i nostri fratelli in Israele stanno vivendo, non è soltanto qualcosa che appartiene a loro e non a noi, è una cosa che tocca a tutti noi. I loro ostaggi sono i nostri ostaggi, i loro morti sono i nostri morti, sono i nostri fratelli. Non è importante se li conosciamo o meno, se sappiamo chi sono o no. Siamo una famiglia che abitiamo in posti diversi. Ma la famiglia è sempre quella. Perciò tutti noi che siamo sparsi in diaspora, tutti noi in questo momento abbiamo il cuore infranto, il cuore che sanguina. Non c'è stato un attacco del genere nella storia, un attacco così pesante che sono morte 800 persone in un giorno, in 2 giorni. Non c'è mai stata una cosa del genere. Dopo la Shoah, da quello che ho sentito o letto, non vorrei sbagliare, questa è la cosa peggiore che abbiamo avuto. Così tanti morti in poco tempo, morti civili. Non parliamo di soldati che vanno in guerra, che sanno che forse non torneranno a casa. Parliamo di civili, bambini. Uomini anziani e donne che sono stati rapiti, che sono stati uccisi, ma in generale in Israele la mattina vanno in autobus, vanno a lavorare e non sanno se tornano indietro o no. E questo non è un modo di vivere. E questo purtroppo il mondo non lo capisce, ma stasera non siamo qui a parlare di politica. Però che Dio apra gli occhi delle persone che nonostante tutto quello che sta succedendo, ancora scrivono cose spregevoli. Festeggiano a Milano, hanno fatto vedere al giornale, festeggiano con la bandiera palestinese. Cose, stiamo leggendo delle cose che veramente inverosimili. Niente è casuale. La Torah ci insegna che tutto quello che succede
niente è casuale. Perché proprio il giorno di Simchat Torah doveva accadere una cosa del genere? Simchat Torah è il giorno, oserei dire, più felice, più gioioso di tutto l'anno. L'abbiamo studiato già la settimana scorsa. È il giorno dove finiamo il ciclo della lettura della Torah e cominciamo un nuovo ciclo di studio, di lettura. E cosa facciamo? Balliamo, tiriamo fuori tutti i rotoli della Torah dall'arca e balliamo tutti insieme. Balliamo e gioiamo della Torah. Più di unità che balliamo, è il momento più grande che noi dimostriamo unità. Il grande con il piccolo, l'anziano con il bambino, l'erudito col meno erudito, tutti insieme. Balliamo senza guardare le distinzioni che ci sono tra di noi. Tutti insieme ci teniamo e giriamo in cerchio e balliamo perché il cerchio, come abbiamo spiegato, non ha inizio, non ha fine, non ha capo, non ha fondo, e i cerchi siamo tutti uguali. Perché proprio in questo giorno? Perché proprio in questo giorno doveva accadere una cosa del genere? Io non sono un profeta. Ma penso di dire quello che la Torah ci insegna. Forse, e dico forse, qui Hashem ci sta dando un segnale. Ricordatevi che la vostra forza, la vostra potenza sta nella vostra unione, nella vostra unità. Quando siete un popolo unito, avete uno scudo che nessuno potrà farvi del male. Ma se, purtroppo, se non siete capaci di essere uniti tra di voi, può essere che la protezione di Dio tentenni, venga un po' a mancare, ma non perché lui ci vuole punire. Attenzione, è una cosa che si chiama causa-effetto. Se per esempio, per fare un esempio banale, se una persona va con l'ossigeno, con la maschera, l'ossigeno, la bombola, a fare sub, sotto, 100 metri sott'acqua, 40, quello che sia, se lui a un certo punto decide di togliere l'ossigeno dalla sua bocca e da lì a poco smette di vivere perché non ha più ossigeno, non è una punizione di Dio. Causa effetto. Ha voluto togliere l'ossigeno e questo ha fatto l'effetto che lui muore, non respira più. Perciò quando noi non siamo capaci di essere uniti uno con l'altro, di amarci, di rispettarci, di avere tolleranza, di accettare il prossimo così come lui è, anche se è diverso nelle idee da me. Dice Dio, attenzione, perché non è soltanto una bella cosa essere uniti, questa è la vostra protezione, il vostro Iron Dome è questo, il vostro scudo, e quando voi siete veramente tutti uniti, attenzione. Loro sono venuti ad attaccarvi proprio nel giorno più felice e gioioso dell'anno, forse perché voi avete in passato distrutto la vostra unione. E forse perché, come la Torah dice, lì dove una persona va, lo si accompagna, Dio lo manda dove lui vuole andare. Perciò se noi abbiamo mancato di unità, forse proprio nel giorno della grande unità, della gioia, è successo questa cosa per dirvi, guardate, forse avete sbagliato qualcosa proprio sul fattore di unità. Io non sono Dio, ripeto,
E non voglio dare negatività in quello che diciamo, stiamo parlando soltanto di cose positive, ma a volte certe cose bisogna dirle. Purtroppo abbiamo visto negli ultimi anni, o comunque negli ultimi periodi, troppo odio gratuito all'interno del popolo ebraico, specialmente in Israele. I religiosi non vanno d'accordo con i laici non vanno d'accordo con i religiosi, la destra, la sinistra, questo, quest'altro. Abbiamo visto moltissimi di questi casi ultimamente che purtroppo non riusciamo, Israele non si riesce a vivere di amore. Ricordiamo a Kippur cosa è successo. Ricordiamo che appunto gli ebrei volevano pregare, ebrei tra l'altro neanche ortodossi, ebrei laici che magari non si trovano a loro agio, non si identificano in nessuna sinagoga perché durante l'anno non ci vanno e loro trovavano piacevole pregare in piazza dove non si identificano, dove non devono dire io sono parte. Siamo sotto al cielo, siamo figli di Dio e loro avevano piacere di pregare lì, senza entrare di nuovo in tutta questa discussione. Perché mai deve succedere che un ebreo a Yom Kippur non possa pregare in pace? O quando abbiamo visto anche durante l'anno i nostri ragazzi di Chabad che vanno in giro con i tavoli a mettere tefillin con le persone per strada in Israele e hanno fatto delle proteste che non si può mettere i fili per strada. Perché? Siamo in casa di Dio, siamo in casa in terra di Israele. Perché mai un ebreo in Israele non può sentirsi libero di mettere i fili con qualcuno che glielo propone? Perché mai? Forse tutte queste cose insieme ci fanno capire quanto è importante essere uniti uno con l'altro. Che quando viene a mancare questa unità, forse anche la protezione divina si allontana, perché non siamo uniti. Barchenu avinu kulanu ke'echad. C'è scritto benedicici Dio quando siamo tutti uniti, ke'echad. E quando non siamo uniti non c'è benedizione di Dio purtroppo. Causa, effetto. Perciò forse, ripeto, questo è il messaggio che Dio ci sta dicendo. Avete rotto la vostra barriera e loro si sono infiltrati. Cari figli miei, fate attenzione. Ricostruite al più presto, dice Dio. Ricostruite al più presto la vostra casa, il popolo, l'unità. Io non voglio che siate per forza tutti di un colore, tutti di un'ideologia, ma amatevi, perlomeno siate vicini, amici, vivete insieme. Nella Torah non c'è scritto da nessuna parte che bisogna comportarsi tutti in un modo uguale o pensare in un modo uguale, da nessuna parte, ma c'è scritto rispettatevi, amatevi, siate uniti, questo c'è scritto. Noi ovviamente non stiamo cercando un colpevole, semplicemente vogliamo stasera parlare, chiacchierare, cercare di capire cosa è successo e come possiamo evitare che in un futuro possa succedere mai più una cosa del genere. Abbiamo detto appunto che la nostra sicurezza, la nostra protezione deriva dalla nostra unione, ma anche da un'altra cosa. Deriva dal nostro collegamento con Dio, dal nostro attaccamento alla nostra storia, a tutto quello che ci hanno insegnato da bambini da fare, alle mitzvot, che sono il veicolo, il tramite della vita in questo mondo per star bene.
In questo mondo, se vogliamo vivere e vivere bene, vivere protetti e in pace, dice la Torah, il veicolo, il modo è attaccamento a Dio. Vuol dire fare, seguire la Torah e le mitzvot di quello che ci indicano di fare giorno dopo giorno. Quando Rebecca, la moglie di Isacco, Abramo, Isacco e Giacobbe, Isacco e Rebecca non riescono ad avere figli. Pregano, 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 finché finalmente Rebecca rimane incinta. Noi sappiamo dalla storia che lei rimane incinta di gemelli, Esaù e Giacobbe. Ma all'epoca non c'erano ecografie, lei non sapeva che erano due e aveva un grande dolore perché vedeva che questi due bambini, cioè, che aveva un dolore grandissimo nel suo ventre, a tal punto che si sentiva morire dal dolore. Lei non sapeva che erano due bambini che già nel ventre litigavano uno con l'altro, Esaù e Giacobbe. Allora lei va a chiedere a Dio. Senza entrare nei dettagli, dove è andata, cosa ha chiesto, con chi ha parlato, chiede a Dio: ho pregato così tanto per rimanere incinta e questo è quello, è il risultato, che ho dolore da morire. Perché allora ho pregato? E Dio gli risponde: Rebecca, tu non hai un figlio, tu hai due figli. E questi due figli non saranno mai amici, vivranno sempre in modo parallelo. Infatti Giacobbe e Esaù, che sono rimasti in eterno nemici, anche quando alla fine hanno fatto pace, non hanno mai vissuto insieme. Allora, quando le viene spiegato che lei ha due figli e questi due figli saranno due nazioni che non saranno mai amiche, le viene detto anche una cosa fatale, importantissima. Fate attenzione, prima ancora che il popolo ebraico nasce, perché il popolo ebraico nasce con le 12 tribù, qua siamo ancora prima delle tribù, prima ancora che il popolo ebraico nasce, ci è stato rivelato il segreto. Che cosa? Dio dice a Rebecca: sappi, questi due figli non saranno mai amici, saranno sempre paralleli. E sappi che quando uno si innalzerà, l'altro automaticamente cadrà in basso. Perciò se Giacobbe si innalza, se il popolo ebraico fa quello che deve fare come preghiera, come studio, come compimento di mitzvot, perciò ci alziamo, allora il nostro nemico automaticamente cade. Perché c'è scritto: quando uno si innalza, l'altro cade. Ma se succede il contrario, che il nostro nemico magari si innalza perché è capace di pregare 5 volte al giorno, e noi magari manchiamo di fare quello che a noi spetta di fare, allora lui si sta innalzando e noi stiamo cadendo. Qua ci è stato detto migliaia di anni fa, prima di nascere. Popolo ebraico, fai attenzione. Se ti innalzi verso Dio, non avrai nemici. Se tu invece cadi in basso, il tuo nemico si innalzerà su di te e l'avrà e ti schiaccerà sempre. Questo cosa vuol dire? Che le persone che ci fanno del male, magari sono malvagi anche loro, anzi senza magari. Ma noi se cadiamo in basso, facciamo sì che loro sono superiori a noi. Questo è quello che ci è stato detto: non allontanatevi dalla Torah, perché questa è la vostra vita, anche non soltanto vita spirituale, ma è la vostra esistenza nella terra dipende dal vostro attaccamento alla Torah e alle mitzvot.
ci hanno attaccato proprio a Simchat Torah? Perché sapevano che è il giorno più felice del nostro calendario e volevano rovinarci la festa. Volevano demoralizzarci, farci perdere la speranza e così via. Rattristarci. Ma noi non lo permetteremo mai. Forse eravamo un po' indecisi l'altro giorno come comportarci, se fare i balli, non fare i balli. La risposta era sicuramente che bisognava fare i balli, nonostante il cuore sanguinava e sapevamo quello che era successo, dovevamo gioire, perché era il giorno della Torah. Perché noi non vogliamo dar la vinta a loro. Non soltanto che hanno fatto una cosa grave, che hanno ucciso persone, ma anche nel giorno più felice? No. Non lasceremo che ci rovinino la nostra gioia. Ma anche adesso che la festa è finita, noi non permetteremo a nessuno al mondo di metterci i piedi in testa, di togliere il nostro orgoglio di essere ebrei, la nostra gioia, la nostra speranza, la nostra fede. Nessuno mai ce la toccherà. E noi non dobbiamo permettere mai a nessuno, nessuna situazione al mondo dovrà per un attimo farci pensare, alziamo le mani. Abramo, il nostro primo padre, è stato buttato nel fuoco e non si è arreso, è rimasto vivo. Isacco ha avuto i suoi problemi, Giacobbe, tutti i nostri padri hanno avuto problemi. Mosè, non ne parliamo, è dovuto scappare dal faraone. Dal primo ebreo a oggi volevano e vogliono annientarci, ma noi non lo lasceremo, noi siamo ancora qua. Non sto a ripetere cose dette e ridette che i romani, i cartaginesi, l'impero persiano, le grandi superpotenze che abbiamo studiato a scuola non ci sono più e noi sì. Perché noi non siamo un popolo di guerra, ma noi siamo un popolo di Dio, siamo un popolo di preghiera, di studio, un popolo di pace e di amore. E la nostra forza non è sulla guerra. Infatti, quando Esaù e Giacobbe, la famosa storia, no? Che Giacobbe si traveste da Esaù per prendere le benedizioni, e il papà sente un modo di parlare, che era Giacobbe travestito, sente Giacobbe che parla, non soltanto lo stampo della voce, ma anche quello che diceva, grazie a Dio, papà, prego, alzati, vieni, ma parlava con un rispetto verso il padre. Ma tutto il tempo menzionava Dio, cosa che Esaù non faceva. Allora il papà lo tocca e dice: ma la voce è la voce di Giacobbe, vuol dire quello che Giacobbe dice, ma le mani sono le mani pelose di Esaù. E i nostri maestri, da questa frase, Hakol kol Yaakov, Vehayadaim yedei Esav, cosa ci insegnano i nostri maestri della Chassidut? Quando noi facciamo, noi a distanza di 3000 e passa anni, quando noi facciamo la voce di Giacobbe, la voce della preghiera, dello studio, la voce dell'amore, della fratellanza, allora le mani di Esaù non riusciranno ad avere forza su di noi. Se tu preghi, Giacobbe, se ti comporti da Giacobbe, stai sicuro che Esaù non potrà essere Esaù. E con questo abbiamo detto tutto. Quando Esaù diventa forte, è perché purtroppo noi abbassiamo la voce di Giacobbe. Perché noi purtroppo a volte dimentichiamo che siamo Giacobbe, dimentichiamo di fare la voce di Giacobbe.
Ed è per questo che siamo qua stasera, per rafforzare insieme l'un l'altro, incoraggiarci a riaccendere, a alzare la voce di Giacobbe, anche se tutto il mondo ci guarda e a volte ci guarda con occhio negativo, noi non siamo da soli. A parte il fatto che abbiamo visto che quasi tutto il mondo hanno condannato questa azione e hanno dimostrato che sono con noi, perciò anche questo c'è, ma anche quelli che non sono, che non vogliono vedere la verità, non ci devono fare paura, non dobbiamo sentirci demoralizzati perché qualcuno ancora pensa in un modo storto. Ricordiamoci di fare la voce di Giacobbe, perché la voce di Giacobbe è capace di annientare le braccia violente di Esaù. È difficile, stiamo passando un momento molto difficile anche in Israele, ho parlato con un paio di persone, anche se non sono lì dove c'è la guerra, ma dicono è un momento molto difficile che non abbiamo mai passato in vita nostra, un momento tale. Bambini che hanno paura, vanno a dormire nei bunker. Indubbiamente è un momento difficile. Non si può dire di no. Indubbiamente noi non capiamo perché. Però dobbiamo essere forti. Dobbiamo essere forti. Non dobbiamo permettere a nessuno di toglierci la voglia, il desiderio di vivere, il desiderio di essere ebrei, il desiderio di dire, di andare in giro a testa alta. E dire io sono un ebreo, non mi vergogno di nessuno. Di andare con la kippah, col tzitzit, di mettere i filin per strada e di mettere fra poco la Hanukkah nel centro. Niente al mondo ci deve togliere questo sentimento interiore. Perché questa è la nostra linfa vitale. Non dobbiamo perdere la fede perché Hashem è sempre stato con noi, è con noi, anche se magari adesso non lo vediamo, e sarà sempre con noi. È vero, a volte Dio ci dà delle sberle che ci fanno male, è vero. Ma sono sberle di amore. Penso che tutti una volta nella vita abbiamo ricevuto una sberla da papà. Non è giusto, ma è successo. Abbiamo ricevuto una sberla da papà. Quella sberla non era una sberla di odio. Parliamo in casi normali adesso, ok? Non era una sberla di odio. Era una sberla piena di amore. Perché se papà non importa niente di te, dice fai quello che vuoi, per me non esisti. Ma se papà arriva addirittura a darti una sberla, è perché ti ama, perché ci tiene a te, perché sa che tu puoi migliorare, perché sa che ti puoi insegnare qualcosa con quella sberla. Non bisogna dare sberle mai, mai. Ma stiamo parlando adesso di Dio. Dio quando ci dà, tra virgolette, una sberla, la sua sberla è piena, colma di amore, perché vuole, perché crede in noi, perché capisce che a volte abbiamo bisogno di un gesto duro per farci capire che stiamo sbagliando e Dio sta investendo su di noi. Chi dà la sberla? Il padre, la madre. La nonna non dà le sberle, la zia non dà le sberle perché non ti amano nello stesso modo come tuo padre e tua madre ti amano. La zia dà caramelle, la nonna dà regali. Le sberle soltanto papà e mamma, eventualmente. Perché loro ti amano più di qualsiasi persona al mondo. Così, Hashem, quando
Quando ci dà una sberla così dolorosa, è una sberla che vuole farci capire, vuole risvegliarci, vuole spronarci, vuole farci capire, ehi figli miei, state dormendo. Vi è stato detto prima di nascere che se loro si innalzano su di voi, se voi cadete in basso, se voi vi distaccate da me, perderete tutto. La sua sberla non è una sberla di un Dio geloso, di un Dio vendicativo, che tu lo stai tradendo, allora ti picchia. No, no, guai a pensare così. La sberla di Dio è una sberla che ti dice io ti amo, ma il mondo ha delle regole. Non posso sempre lasciartele passare tutte. Anche un padre che ama suo figlio gliele fa passare una, due, ma a un certo punto il padre è obbligato per il bene del figlio a prendere una posizione dura, proprio perché lo ama e non vuole che diventi una persona disagiata, una persona che pensa che può fare quello che vuole, che tutto gli è dovuto, che è viziato, che tutto è permesso. Un padre deve fermare il suo figlio quando suo figlio sta sbagliando, deve svegliarlo perlomeno. Questo è quello che Hashem fa con noi quando ci tira queste sberle. Sono sberle di amore. Noi non possiamo dire che siamo perfetti. Sicuramente abbiamo sbagliato, ci siamo addormentati. Dio ci dice, figli miei, svegliatevi, salite. Non voglio che loro vi seppellino. Non voglio che vi sotterrino. Svegliatevi. Io non posso sempre stare lì a proteggervi anche quando magari avete veramente sbagliato. Svegliatevi. Non diamo a Esaù che lui possa mai dire, ah, hai visto? Lui mi ha rubato le benedizioni, ha preso il mio posto, adesso guarda, non se le merita le benedizioni. E questo è il punto. Dio non vuole che Esaù alzi la voce, perché se alza la voce e dice queste cose qua, ha ragione Esaù. E Dio non vuole dare ragione a Esaù, che si lamenta, Giacobbe mi ha preso e vedi, non le merita neanche lui. Capite la storia che va avanti da migliaia di anni? Abbiamo preso un qualcosa e Dio non vuole che nessuno Esau al mondo possa puntare il dito e dire guardali, si comportano male, ti tradiscono, guarda Dio, beh allora, perché hai permesso che lui prendesse le benedizioni e noi no? Capite il punto? Dio ci sta proteggendo, che il mondo non possa dire una cosa del genere. Vuole continuare a mantenerci meritevoli di quella famosa benedizione e non che qualcuno dica, vedi, non meritavano. Amici, proprio questo momento, anche se noi non capiamo, siamo feriti, abbiamo paura, siamo confusi, siamo arrabbiati, ognuno con le sue emozioni. Dobbiamo mettere a parte le emozioni e usare la testa. Questo è il momento che noi dobbiamo riconnetterci ancora più di prima con Dio. Dobbiamo ricominciare a fare le mitzvot più forte di prima. Sì, proprio adesso che abbiamo ricevuto una sberla. Proprio adesso dobbiamo dimostrare a Dio, abbiamo capito il tuo messaggio, era una sberla amorevole. Abbiamo capito che lo fai per noi, per la nostra educazione, per la nostra civiltà, per noi. Dobbiamo dimostrare a Dio che siamo con Lui più che mai e che non siamo arrabbiati con Lui. Non capiamo? Sicuramente non capiamo. Siamo confusi? Assolutamente sì. Però siamo con te, ci fidiamo di te, ci fa male, ma ci fidiamo di te. E anche dobbiamo dare il messaggio a Dio che noi stiamo capendo che nella storia ebraica, ogni volta che c'è stato un decreto di morte sul popolo ebraico, che sia questo un decreto spirituale, di morte spirituale come a Hanukkah, o di morte fisica come a Purim o come alla Shoah, noi diciamo a Dio
che sappiamo che ogni volta che c'era questo decreto di morte, dopo è sempre arrivata una vittoria eclatante. A Purim, tutti gli ebrei del mondo, non soltanto della Persia, di tutto il mondo avevano avuto il decreto che dovranno morire in un giorno unico. Cosa è successo? Tutto si è ribaltato. Gli ebrei sono andati a uccidere quelli che volevano uccidersi. Vuol dire il re gli ha dato il permesso di andare a difendersi e hanno ucciso tutti i loro nemici. Come è possibile? In un attimo tutta la storia si è ribaltata? Il re Ahasverosh Assuero aveva dato il permesso di uccidere gli ebrei e lo stesso re più tardi ha permesso agli ebrei di difendersi. Com'è possibile? Sapete perché? Nel frattempo, cosa è successo? Che gli ebrei hanno fatto Teshuvah. Gli ebrei hanno capito il loro sbaglio, hanno digiunato per 3 giorni, hanno chiesto scusa a Dio e hanno fatto Teshuvah. Quando tu qui giù fai Teshuvah e ti accorgi che hai sbagliato nei confronti di Dio, puoi cambiare tutto in cielo. Il decreto era di morte per tutti gli ebrei e di colpo tutto si è ribaltato. Perché noi abbiamo capito. E questo è il messaggio che dobbiamo dare anche oggi a Dio. Dio, abbiamo capito. Ci siamo dimenticati la storia di Purim, perché sono passati un po' di mesi. Però tu adesso ci hai rinfrescato le idee, ci hai ricordato la storia. Grazie Dio. Ci è costato parecchio. Ci è costato un pezzo del corpo del popolo ebraico. Però grazie lo stesso a Dio, poteva essere assai peggio. Grazie che ci svegli. Grazie che ci sproni. Grazie che you take care of us. Ti importa di noi. Perché quando una persona tu non ti importa di lui, dici, ma vai, non mi importa niente di te, fai quello che vuoi. Invece Dio si interessa di noi. È per quello che ci sgrida, è per quello che fa queste azioni. Tutto da amore, ma dobbiamo capirlo, dobbiamo capirlo. Dobbiamo ringraziare Dio. Grazie che ci hai svegliato, poteva essere di peggio, ma dobbiamo svegliarci. Non dobbiamo permettere che succedano altre cose. Yerida Letzorech Aliyah. Ogni volta che noi scendiamo, cadiamo, scivoliamo, ogni caduta è per arrivare ancora più in alto. Questo è quello che la Torah ci insegna. Cadi in basso, hai la situazione, hai l'opportunità di salire ancora più in alto. E questo è questo che noi, e questo è il messaggio che oggi noi dobbiamo vivere. Non un messaggio di paura, di terrorismo. No. Abbiamo scivolato, siamo scivolati, abbiamo come ovviamente all'inizio avuto un po' di screzi, non ci siamo capiti in famiglia. Ok, abbiamo capito, il messaggio è arrivato, non succederà più. Quando sotterri dei semi, non fai altro che moltiplicarli. Quando in Egitto eravamo schiavi, la Torah scrive che più li sottomettevano, li schiavizzavano, più erano brutali con gli ebrei e più gli ebrei aumentavano di numero. Si moltiplicavano in un modo esagerato. Sapete perché? Nessuno ci può annientare. Fate tesoro di quello che la Torah ci dice in questo momento.
quello che dico non lo sto dicendo io, sto riportando le parole della Torah. Nessuno ci può annientare perché siamo ambasciatori di Dio in questa terra. Siamo ambasciatori di Dio in questo mondo per portare luce, speranza, positività, amore. Noi siamo luce in questo mondo perché riflettiamo, siamo la luce di Hashem in questo mondo. Siamo il braccio lungo di Hashem in questo mondo. Siamo i suoi ambasciatori. Lavoriamo per lui, rappresentiamo lui. Perciò dobbiamo capire che nessuno ci può annientare, perché noi non siamo semplicemente delle persone, noi siamo ambasciatori di Dio, lavoriamo per Lui, siamo qua perché Lui ci ha mandati, per portare luce a tutte le nazioni, a tutto il mondo, anche ai nostri nemici, se loro sapessero che loro vivono. Abbiamo studiato adesso a Sukkot. Abbiamo fatto 70 sacrifici per le 70 nazioni. Soltanto l'ultimo giorno abbiamo fatto un sacrificio per noi ebrei. Prima pensiamo alle nazioni e poi a noi. Ma queste le persone non lo capiscono. I nostri nemici non lo capiscono. Non capiscono che Dio ci ha incaricati di benedire anche loro. Non lo capiscono. Perciò noi che siamo gli ambasciatori di Dio in questo mondo, così come nessuno può annientare Dio, nessuno può annientare noi, perché noi siamo l'estensione di Dio in questo mondo. Ci ha incaricati di preoccuparci di tutti i suoi figli. Dio ci ha incaricato di preoccuparci di tutte le nazioni. E noi non smetteremo mai di farlo, perché siamo i suoi ambasciatori. Ma anche se le persone ci vanno contro, noi non smetteremo mai di avere fede in Dio e di capire che siamo la sua estensione e di essere sicuri che mai nessuno ci potrà annientare. Perché come Dio non può essere annientato, noi non saremo mai annientati. Facciamo tesoro di queste parole che la Torah ci dice. Fra poco leggeremo nella Torah, di nuovo cominceremo il libro di Bereshit, la Genesi. Sono tante storie. Una delle storie è di Sodoma e Gomorra. La storia la sappiamo benissimo. Sodoma e Gomorra, persone che erano cattive, immorali, di tutto. E Dio decide di ucciderli. Queste persone, perché erano immorali e cattive? Perché tra di loro si facevano il male, tra uomo, all'interno dell'umanità, si uccidevano, rubavano, facevano tutte le cose negative tra di loro. Poi c'è un'altra storia, della Torre di Babele, no? Che hanno costruito questa grande torre. Cosa volevano fare? Volevano arrivare a Dio per uccidere Dio. Perciò qui loro stavano mancando di rispetto a Dio, la loro guerra era contro Dio. Però vediamo una cosa stranissima. Quando a Sodoma e Gomorra le persone tra di loro si ammazzavano e non contro Dio, Dio li ha distrutto la città, li ha uccisi tutti. Quando invece a Babel, la torre di Babele era contro Dio, Dio non li ha uccisi. Dio ha semplicemente confuso le loro lingue, ha creato tante lingue che non si devono più capirsi, che non sono riusciti a portare a termine il loro piano. Ma come?
Questi vanno contro di te e tu semplicemente li cambi le lingue e quelli invece li uccidi? Dovrebbe essere il contrario. Sapete perché Dio non ha ucciso le persone della Torre di Babele nonostante volevano annientare Dio? Sapete perché? Perché erano uniti. Erano totalmente nello sbaglio, ovvio, ma erano uniti. E Dio ha premiato la loro unità. Infatti, cosa vuol dire che ha messo tante lingue? Le ha disuniti. Perché prima riuscivano a capirsi, a essere uniti perché capivano una lingua unica. Dio ha fatto in modo che loro non si capissero più, perciò si sono disgregati. Non li ha uccisi, li ha separati. Guardate quanta è grande la forza dell'unità, che anche se qualcuno va contro Dio, Dio lo premia solo per il fatto che sei unito. Inverosimile! Ma questo ci fa capire quanto è importante, quanto Dio apprezza l'unità, quanto oggi più che mai noi dobbiamo rompere le barriere che ci sono tra di noi. E aumentare la nostra unità. E questo è proprio quello che sta succedendo oggi in Israele. Non siamo lì, ma i video li vediamo, i messaggi li leggiamo. Oggi in Israele c'è un'unità così forte che non ci siamo mai sognati un'unità così grande. L'avete visto, no? Ci sono file di persone che vanno a donare il loro sangue per i feriti, per quelli che hanno bisogno. Stanno in tutti i centri, in tutti i posti, stanno facendo da mangiare per portare cibo ai soldati o alle persone che hanno bisogno di cibo. Mai c'è stato, oserei dire, nella storia della terra di Israele, un'unità tale come oggi. Che uno pensa all'altro, i soldati, questo e quest'altro. Ma io chiedo una piccola domanda. Perché? Perché arrivare a un massacro del genere per capire che dobbiamo essere amici, per capire che dobbiamo essere uniti? Perché? Perché non capirlo prima? Non è mai tardi, non è mai tardi. Il messaggio è adesso. Non dimentichiamoci, fra un mese, 2 mesi, un anno, quando tutto questo brutto sogno svanirà. Non dimentichiamoci l'unità che c'è in Israele oggi, della gente che va in giro a dare cibo in giro alle persone sconosciute. Non dimentichiamocelo. Non ricreiamo di nuovo una situazione dove Chas V Shalom Dio di nuovo ci deve risvegliare. Ricordiamoci di questi momenti, facciamo tesoro di questi momenti. Purtroppo ci è costato molto caro, ma almeno che la lezione duri in eterno. E dipende da noi, dipende da tutti noi, in Israele e fuori di Israele, ebrei e non ebrei. Quando lanciano i missili i nostri nemici, a loro non importa niente se metti la kippah o se non metti la kippah, se vai al tempio, se mangi kasher o se non mangi kasher, se sei di destra o di sinistra, se sei Bibi o quell'altro. Quando loro lanciano i missili, a loro non importa niente di quello che pensi. Loro vogliono ucciderti perché sei ebreo. E basta. Siamo solo noi che facciamo queste diversità, laico, ortodosso, questo e quest'altro. Siamo noi che creiamo. Sapete cosa oserei dire? Che da questa storia dobbiamo imparare che il nemico ci sta insegnando una cosa.
Da ogni cosa bisogna tirare fuori qualcosa di positivo. Il positivo sapete che cos'è? Che i nostri nemici ci stanno insegnando, voi siete tutti uguali. Loro lo dicono, vi sterminiamo tutti, non ci fa differenza mangiate kasher o no, vi vogliamo sterminare tutti. Ma noi dobbiamo capire un altro messaggio. Che loro ci stanno insegnando che noi siamo tutti uguali, ma nel bene. Siamo tutti uguali perché siamo figli di Abramo, Isacco e Giacobbe. Non tutti abbiamo seguito le loro orme, va bene, ma siamo tutti ebrei. Impariamo la lezione di capire che siamo tutti uguali, perché ai loro occhi siamo tutti uguali. Quando Hitler ci mandava nelle camere a gas, non stava a scegliere questo sì, questo no, questo ortodosso, questo destra, sinistra. Per lui eravamo tutti da eliminare. Già Hitler ha cercato di insegnarci che siamo uguali e non l'abbiamo capita. Facciamo in modo che oggi lo capiamo. Perlomeno noi. E magari manderemo il messaggio in giro e tante altre persone lo capiranno. Loro ci vedono che siamo tutti uguali. Impariamo a capire che siamo tutti uguali. Nel libro della Torah, nei rotoli, ci sono 600.000 lettere. Voi sapete che se una lettera su 600.000 manca, tutto il rotolo non si può leggere finché non viene aggiunto, finché non viene, non si corregge quella lettera. Un solo ebreo, anche se non è osservante, se manca, tutto il popolo manca. L'abbiamo visto anche nelle quattro specie, l'abbiamo detto prima. Se una delle quattro specie, anche il salice, manca, tutto l'ulav è squalificato. Concludendo. Tanti chiedono, dov'è Dio? Tanti chiedono, dov'era Dio il giorno di Simchat Torah? Perché ha permesso questo massacro? La risposta la troviamo con Mosè e con questo concludiamo. Fate attenzione a me, non a quello che sta succedendo. Non so cosa sta succedendo, ma fate attenzione a me. Non badiamo agli altri. Ascoltiamo la lezione. Non diamo adito a quelle persone che stanno cercando di disturbare. Non fatevi prendere. Ascoltate me. Questa storia della domanda è dov'era Dio in quel momento? Lo vediamo nella storia di Mosè. Mosè stava pascolando, era a Midian dallo suocero. Dio lo chiama dal famoso cespuglio ardente, no? E gli dice: devi andare a salvare gli ebrei, tu sei il mio portavoce, eccetera, eccetera. Mosè cosa dice a Dio? Ma Dio cosa dirò a loro quando io arriverò e gli ebrei mi chiederanno: ma come si chiama? Cos'è il nome di Dio? Cosa devo rispondergli? Adesso, questa è una domanda molto strana che Mosè fa. Cosa vuol dire? Tu vai a salvare il popolo ebraico, no? È arrivato il Salvatore, il Messia, e loro ti chiederanno: cos'è il nome di Dio? Ma che domanda strana è? Perché mai gli ebrei che sono massacrati, schiavi, hanno patito le pene dell'inferno, arriva il Salvatore, Mosè, e loro si vanno a pensare come si chiama Dio? Non sono mica in un corso di Kabbalah.
Perché mai dovrebbero pensare, cosa gli interessa in quel momento loro che erano distrutti e massacrati? Come si chiama Dio? Benvenuto Mosè, dovevano dire. Mosè doveva dire, sicuramente saranno felici di vedermi. Invece no. Mosè si chiede, cosa dovrò rispondere a loro quando mi chiederanno il tuo nome? Mosè non sa il nome di Dio. Certo che Mosè sa il nome di Dio. Cos'è questa domanda? È una domanda molto strana, la risposta di Dio è molto strana. Il re sono qua, non sono andato, c'è stato qualcosa, mi sono fermato. Questa discussione tra Dio e Mosè è molto strana, domande strane, risposte strane, il re la spiega e piangeva quando spiegava questa discussione, questo cambio, scambio di idee. In lacrime il re risponde che la domanda non è tanto come si chiama Dio. La domanda nella domanda significa dov'è Dio? Mosè ha paura che quando arriverà lì, loro diranno dov'è Dio tutti questi anni che noi abbiamo sofferto e patito? Dov'è stato Dio? Ma come si chiama questo Dio? Cosa vuol dire come si chiama? Perché il nome, Dio ha diversi nomi. E in base a come viene chiamato, è un modo di come lui si rivela. C'è il Dio onnipotente, c'è il Dio buono, c'è il Dio duro. Sono i vari modi di come Dio si comporta. Mosè sta chiedendo, Dio, io vado da loro. E dopo decine di anni di sofferenza e dirò, sono arrivato in nome di Dio a salvarvi. E loro mi diranno, ma dov'era finora Dio? Perché si è comportato così con noi? E io cosa risponderò a questi ebrei? Questa è la domanda che Mosè sta facendo a Dio. E sapete cosa Dio risponde in quel momento a Mosè? Di loro che non li ho mai abbandonati. Di loro che non mi sono mai dimenticato di loro. Anche se loro Imo Anochi Betzara, anche nei momenti di sofferenza, spiegali Mosè, non li ho mai abbandonati. Quando loro ricevevano frustate, quando i loro bambini, centinaia di bambini venivano uccisi e il faraone si immergeva nel loro sangue, ero con loro. Nei pogrom sarò con loro. Nella guerra mondiale ero con loro. A Simchat Torah del 2023 ero con loro. Questa è la domanda che ci chiediamo da quel giorno. Dio dice, di a loro che non li ho mai dimenticati. Sono con loro. Infatti Dio dove si è? Da dove ha parlato Dio? Da un cespuglio di spine. Un cespuglio di spine dove c'era questo fuoco che bruciava, 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 ma il cespuglio non si consumava. Cosa ci sta insegnando qui Hashem? Che anche se noi bruciamo, anche se vi farò bruciare, voi non vi consumerete mai, voi non sparirete mai. Sì, spine, sì, fuoco, pogrom, missili, tutto. Mosè sta vedendo non soltanto quel momento, sta vedendo in avanti, fino ad oggi. E Dio gli dice, sì, ma io sono con voi, non morirete mai. Non sarete mai estinti. Brucia, brucia, brucia questo cespuglio, ma non si consuma, non sparisce mai. Siamo sempre qua. Nessuno al mondo, nessun fuoco al mondo ci potrà consumare. Nessun
Nemico al mondo potrà cancellare il nostro nome. Niente al mondo potrà spegnere il nostro fuoco di amore per Hashem. Niente al mondo ci farà paura. Noi continueremo sempre ad andare avanti. Ricordiamocelo a vita, non dobbiamo permettere a nessuna situazione di fermarci, di bloccarci, di farci paura, perché Dio è con noi. Era con noi all'epoca, è con noi oggi. Non capiamo? Su questo non c'è discussione. Dio sa. Sa quello che fa? Sa quello che fa. Ma non ci ha lasciati, non ci lascerà mai. E concludo velocemente. Azione. Quello che Dio vuole da noi è azione. Abbiamo capito che dobbiamo essere uniti uno con l'altro. 50 anni fa, quando c'era la guerra di Yom Kippur, uguale. Questa cosa di questo giorno era molto simile a Yom Kippur. Proprio vicino a Yom Kippur, Simchat Torah sono vicino uno all'altro. Il Rebbe ha aperto la famosa campagna di andare in giro e mettete filin con le persone, è nata a Yom Kippur. Il Rebbe ha detto, c'è scritto nel Shulchan Aruch, fate attenzione, quando i vostri nemici, c'è una frase che dice che quando una persona, un uomo, mettete filin nel braccio della testa, il nemico avrà paura di te. C'è un qualcosa di spirituale, che quando un ebreo mette tefilin, specialmente tefilin della testa, c'è su di lui un'aura, una protezione, che tutti hanno paura di lui. E Rebbe ha detto, facciamo tesoro di questo dono che Dio ci ha dato. E Rebbe ha chiesto a tutti i suoi seguaci, andate in giro in tutto il mondo, mettete tefilin con tutte le persone. In ufficio, nelle strade, nelle case. Perché? Perché noi siamo una famiglia unica. Se un ebreo in Australia mette tefilin, lui sta donando questa aura che lui ha a un soldato in Israele che magari quella mattina non può mettere tefilin perché deve andare a combattere, ma i suoi tefilin dell'Australia riusciranno a proteggere il soldato Israele che va a combattere per tutti noi. Perciò doniamo a loro questa aura, questa paura, incutiamo paura ai nemici tramite tefillin. E questo anche oggi. Chiedo a tutti i presenti, a tutti quelli che ascolteranno nei prossimi giorni, per favore, chi è di madre ebrea, vuol dire che ha l'obbligo di mettere tefillin, che non passi un giorno che non metta tefillin, che lo faccia per i soldati di Israele, che lo faccia per quelle persone che sono state sequestrate, che lo faccia per se stesso, che lo faccia per Dio, che lo faccia per la pace. Per quelli che sono morti, che decide lui per chi lo fa. Ma chiedo per favore, così come il Rebbe ha chiesto all'epoca, di aumentare, di mettere tefilin, impariamo a mettere tefilin ogni giorno, un minuto. Mettete tefilin, toglierli e dire una frase Shema Yisrael dura 1 o 2 minuti. Incitiamo altre persone a farlo, insegniamo agli altri di farlo. Mettere tefilin porta protezione al popolo ebraico. Accende le candele di Shabbat per le donne. Anche porta pace nelle case. Preghiamo, preghiamo, uno anche se non sa pregare in ebraico, che preghi in italiano, che si rivolga a Dio e di chiedere pietà a Dio che questa situazione al più presto svanisca, che tutte le persone tornino a casa sane e salve. Abbiamo fatto un link, l'ho messo nella mia pagina, lo metterò anche adesso qui sotto, finita la lezione, metto qui sotto il link. O qui lo trovate o nella mia pagina di Facebook, abbiamo fatto un link dove suggeriamo delle mitzvot da prendere per Israele. È tutto in mano nostra. Il messaggio è chiaro, Dio è con noi e non ci lascerà mai. Però noi dobbiamo svegliarci. Noi dobbiamo tornare a Dio, dobbiamo avvicinarci a Lui e dobbiamo fare in modo che mai più possa succedere una cosa così grave. Auspichiamo che da una cosa così bassa riusciremo ad arrivare alla cosa più alta che noi possiamo mai immaginare, che è la venuta di Mashiach.
Dobbiamo credere che Mashiach è alle porte, che Mashiach porterà pace tra le nazioni, che lui veramente potrà mettere a posto questa situazione, e dobbiamo pregare, auspicare, fare di tutto che Mashiach possa arrivare al più presto possibile. Amen. Ai giorni d'oggi, per favore, chiedo a tutti di condividere questa lezione, di risentirla, di mandarla, di capire quanto in realtà noi siamo sotto alle ali di Hashem e Hashem ci protegge. A tutti quelli che sono in Israele adesso che ci ascoltino, siamo con voi, non siete da soli, Dio è con voi, noi siamo con voi, che Hashem vi benedica, saremo forti, ci rafforzeremo, Chazak, Chazak, Venit Chazek, presto, al più presto possibile, tutti potremo danzare. E gioire che questa guerra sarà finita, e gioire che Mashiach è arrivato. Amen, Ken Yehi Ratzon. Grazie a tutti per aver partecipato stasera a questa diretta inedita.